chiude il quintetto Vincini. Per quanto riguarda Rieti invece, coach Alessandro Rossi, il suo rientro in campo, Og poi va al tiro Nobile, sbaglia la palla nelle mani di Johnson, prova la tripla, è lui che alla fine la mette dentro dopo una serie di e soprattutto con Medford a entrare. Sappiamo che un buon movimento da parte di Vincini, non è nelle migliori condizioni perché non è stato schierato subito, ancora sotto maglia, vediamo come andrà Becchi. Gran canestro questo da tre invece di Medford, un quintetto inedito, guarda il canestro, poi decide di scaricare per Sabatino, ci prova lui da tre, la mette dentro, gran bell'inizio per Og, addirittura gli passa la palla in mezzo alle gambe e non la riesce a prendere, quindi ne viene fuori un top in. Bellissima azione, quindi ancora due cambi effettuati da Becchi, proprio probabilmente perché vuole tenere buoni più giocatori. Nobile finta al tiro da tre, poi trova questa tripla Sarto, infatti lo vediamo a bordo campo e questa è una perdita importante, forse meno di quella di Cotton. Realizza Og e subisce il fallo, sette gare, però mi ricordo che lasciò un segno, quindi addirittura tre ex giocatori di Rieti, anche se sono dell'altra sponda, con l'aiuto del tabellone. Fisicità allo stesso tempo. Tortù si gira, un gran bel canestro da parte di Tortù, riceve Medford, si era liberato da solo e ora c'è Timperi che va fino in fondo e la mette dentro in sottomano. Timperi che non ha faticato a trovare due punti. Frattoni, Petrovic prova da tre con un po' di fortuna, ballocciola ma poi va dentro. Musso vede il canestro, scarica benissimo, grande assist con esperienza, ha tirato a sé gli avversari. Per Petrovic, però la perde, Og non è preciso nel passaggio, poi Timperi scarica per Sabatino che prova a tre e la mette. Sabatino, oltre che un bravo giocatore, uno che porta punti alla causa. Ora ci va Italiano con tutto, se riesce a far girare meglio la propria squadra. Johnson che è veramente francobollato da Sabatino, però ora c'è un'accelerazione di solo i suoi tiri. Johnson può accelerare fino in fondo, vediamo cosa fa, infatti quarto punto, due entrate consecutive. Play, ma c'è Sabatino che ha dimostrato anche di essere un ottimo tiratore. Ora la stoppata di Ancelotti, uno spazio, non tira magro neanche Sabatino, ha marcato da Italiano, ma poi il dai e vai funziona e molto magro molto. Bravissimo, attenzione, stanno per finire i secondi, va al tiro, rimbalzo di Ancelotti preziosissimo, poi ha rischiato l'infrazione di passi ma invece il movimento è buono. Errore al tiro era di Vincini. Nobile finta al tiro, Piccin lo prova lui, la mette, la tripla di Lorenzo Piccin. Vede il blocco di Og, in questo momento la palla è proprio sotto per Dustin Og che va al tiro, sbaglia, poi un rimbalzo offensivo, era velocissimo, va fino in fondo e scarica per Tortù. Tortù vede un varco, lo scarica ancora a sua volta, bello, per bello Vincini. Roberto, non è che vogliamo muovere critiche eccessive, però la partita è lì, anzi Rieti Italiano è avanti, peraltro. Italiano, attenzione al contropiede Italiano, oh, per Piccin, canestro e fallo subito, che freddezza, grande assist. 7:42 dopo aver condotto per parecchi minuti, Cremona ha subito il ritorno di Rieti, ora comincia subito bene, ancora per Nobile, ora c'è la marcatura su di lui, Johnson si libera con una finta, va al tiro da tre, la mette, esulta il Palazzo Junior. Og in palleggio addirittura, Italiano cerca un barco, va fino in fondo, alza la parabola e la mette dentro, buona gara di Italiano finora. Petrovic sul cupo dei cambi, magro non riesce con il consegnato, ma poi dalla parte opposta vede che si infila a Medford. Og. Sì, assolutamente sì. Bravissimo Italiano, grande assist, come avevano già fatto i due. Accelera, scarica per Timperi, ancora Sabatino è solo, prova da tre, la mette dentro. 14° punto, il duello. Più 12, adesso soltanto 7 punti tra le due squadre.
Petrovic prova il tiro dalla lunga, grande tripla, solo rete per lui. La difesa di Timperi su di lui è una scelta giusta finora, quella di Becchi. Ancelotti va al tiro e realizza. Ora gli arbitri chiudono un po' un occhio sui contatti. Prova a liberarsi della marcatura di Spangher, ora Tortù. La palla sotto per Magro. E lo stesso a fotocopia della questo momento in cui attenzione al tiro da tre invece di Sabatino dalla parte opposta. Time out per Rieti, che ancora non è riuscita a segnare a soldo punti. La schiacciata di Ancelotti, ecco qua, campione di campionato da che è qui a Rieti. Sì, decisamente, si muove bene Tortù e fa un gran canestro ora al termine della gara. Medford marcato da Johnson, Tortù ci prova ancora da 3, 5 punti consecutivi per Tortù e 68-67. Alla Cardio Palma, vedremo se si proverà a accendere Spanghero e lo fa con una tripla. E Tortù che aveva la mano calda, Medford lascia la palla e poi c'è il tapine volante spettacolare. Però ancora un errore da parte della difesa di Rieti. Raucci da 3! Raucci da 3! E Johnson a marcare Sabatino. Attenzione a Medford che tira da 3, la mette. Gran canestro per Medford. Raucci italiano. Italiano. E poi c'è il canestro di Hogg. Attenzione. 82-72, 10 punti di differenza. Medford ha bisogno di un tiro da lontanissimo e lo trova, quindicesimo punto. Medford, Spanghero non vuole farlo segnare. Medford tira da lontanissimo, sbaglia, la palla nelle mani di Rieti e termina 85-76.